Benvenuti sul canale dell'Arma, siamo qua con Taruto Lorenzo Muselli e Richard come... Benson. Ci manca l'elmet però. No, però come... c'è Richard Benson. Come è andata oggi? Come è andata oggi? Ho fatto 6 vinte e una persa, sono arrivato terzo. Io ho fatto 5-1-1 per solo lui. Eh beh, è il giocatore più forte. Forza non ci può fare niente. Non ci può fare niente. Anche con l'elmetto non avresti vinto lo stesso. Ce la fa. Anche con la scarpa di infortunista. E cosa avete giocato? Abbiamo giocato Restoration. Il mazzo più forte del formato. Si capiva lo scambio di battute. Non si capiva. Allora dai. Dai, vediamo la lista. Allora, abbiamo giocato. Stessa lista, ovviamente. Stessa lista, 44 carte. Identica lista, 44. Esatto. Tassi, mi spieghi 44 carte. Non sei mai te. Esatto. Com'è che non parli mai te, Tassi? Ma non parla mai. No, no, adesso parliamo insieme. La lista del posto. Questi... Staple. Poi abbiamo giocato tra idranti. Perché... Ah, tra idranti. Sì, perché ci è sembrata comunque una carta forte da pescare, dato che comunque insieme ad Emergency comunque con le magie è forte. E quindi... Fa comodo il terzo e poi comunque 44 diluisci un po' le carte, quindi averne uno in più magari ti certo, un po' più consistente. E l'ho messo anche one for e one. Anche perché c'è one for one. La mia one for one. Per aumentare la fortissima. Poi comunque, chiaramente da 40 a 44 per due turbulence perché vabbè, due prever, niente di speciale. Niente di speciale. Poi un impulse. E niente, abbiamo deciso di giocare solamente un impulse perché non c'avevamo tanto spazio. Cioè, e poi te lo addi di combo, quindi te lo, basta uno con la combo che poi facciamo. Cioè, diciamo, anche perché non giocando fire engine non ha senso pescarlo quando parte l'oppo. Cioè, o lo fai quando parti tu nel turno l'oppo, o lo fai nel turno tu quando parte l'oppo. Cioè, esatto. Ho capito. Abbiamo trovato solamente uno. Va bene, dai, ci sta. È comodo per l'engine. È comodo per l'engine. Come mai non 3 streghe? Allora, non 3 perché mi sono sembrati troppo pesanti in testing. Non poi è bellissimo partire strega. Esatto. Non una perché poi a grind game magari te la bannano con un blister, così è forte avere la seconda da aggiungere comunque. Quindi secondo me io mi sono trovato bene con 2. Sì. Te Beppe cosa dici? No, 2, adesso giocavo 3, poi ho sceso 2. Però vabbè, devo chiedere a Musa, tu sei arrivato qui, so, niente. No, ecco io. Poi per la consegna tra prosperity. Che carta forte, che deve andare a 1 però qua. A 3 va a giocare a 3. Sì, sì, sì. Poi 3 di queste, 1-1, queste. Vabbè dai, quelle sono staple. Poi molti andavano a fare la combo con Terrence, molti andavano a fare la combo con Jet Synchro, abbiamo giocato Richard Benson. Forte questa combo. Forte perché comunque è una one card combo, cioè non richiede che tu peschi l'Engine Diabels come con Jet Synchro. E niente, cioè è forte secondo me, questa è forte, è comunque cioè, non alla è fine bello. Le versioni sono 3, o Tela o questo o Jet. Con Jet è un 2 card combo, però giochi un solo brick. Qua ne giochi 2, però sono tutte 1 card combo. Anche questo Rift. Non è un brick, cioè. Sì, questo è ok, onesto, questo è un po' brick, però nel senso abbiamo giocato 44 per diluire queste due carte qua, infatti, perché se ne peschi una 2 non puoi fare la combo estesa. Come Boot Sector e Ravine, uguale. Che vocabolario che ha. E poi Terrence abbiamo preferito di no perché perdi da tier, perché non hai i nostri, perdi la nicchia. Poi forse fare barone SP perché SP è setta barone, quindi poi riattivare. Esatto, è vero, vero. Niente, poi trap, trash, quindi giocare 3 droll, perché droll secondo me è una delle HT più forti del formato. Eccolo qua, giallo! Può effettivamente bloccare tutti i mazzi. E quindi mi dice di giocare 3 droll, poi 3 veiler e 3 kills. Allora il discorso qual è? Prima giocavamo in permanence e enemy, solamente che abbiamo messo veiler e non in permanence per aumentare i mostri per 1 for 1 e eclipse perché volevamo giocare attorno meglio a Veiler in permanence andando primo. Cioè quando tu vai primo con Eclipse è un out in più. Io ci ho vinto l'ultima partita con Eclipse, avevo enemy, all'inizio c'era enemy. Enemy, enemy non è un out a quelle carte andando primo. Esatto, è vero. Porto Veiler, faccio Selene. E poi è vero, Veiler è un target in più per Selene, quindi... È vero, è vero. È vero. Quindi niente, questo è... Qua va a fare la menzione a Simone Giannino che in effetti aveva detto di giocare one for one con Veiler. Sì, 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 ma l'abbiamo vista la best card. Io mi sono perso un po'. Qual è la best card? Ricciardetto. Ciao, abbiamo detto un quarto d'ora fa. Vabbè, poi va bene, andiamo avanti. L'extra, allora l'Inquiribo.
poi abbiamo deciso di giocare Moondragon, questi due per evocare Duel e Cowboy. Ci sta. Perché One Card Combo con Zoro di Amber puoi fare uno dei due passando da lui, quindi. Esatto. E andava giocato per Tia per Ancenian Duel. Perché quando becchi Tia Ancenian togli Richard Detto perché vuoi fare questa combo qua per passare con Duel. Cowboy perché dentro un 3000 è forte in battle. A parte quello, ma poi fai Duel ogni tanto. È vero. Poi le due Charmer. Qualcuno vuole fare money match? Fortissime. Cioè questa è troppo forte a mirror match, va giocata. E Darko ti aiuta a fare Selene in certi spot e contro Tia e Renzi. Sì, sì, fortissimo. Poi adesso con SP che ti regala a caso SP che banna uno. SP da un banno e torna a te. Esatto. Money match. Poi per la combo servono due SP, ma comunque indipendentemente dalla combo, cioè secondo me in questo mazzo SP è troppo forte. Troppo forte sta carta. E minimo a due in questo mazzo, cioè a prescindere. E se non tre. No, se l'extra fosse a 16 il terzo ci starà. Punto Isolde. E Barone. Chi te l'ha detto che devi giocarne due? Tre? No, perché no, ragione Diego. Chi è che te l'ha venduto? Da meno male. Poi una goddess perché per outare cose scomode, insomma. Ragione Claudio. Selene Accia Scozza. Come una volta. Manca Fibrax. Cioè basta due mossi che fai Darko e fai Accia Scozza spacca. E in più Selene c'ha l'effetto segreto che evoca di Abelstar e ti setta i pezzi. Ah, giusto. Okay. Perché è incantatore. Io l'ho fatto. Perché è incantatore. Esatto. E questo, vabbè, non l'ho mai fatto sul torneo, però può. Può essere utile. Typhoon. Poi, side. Vai, vediamo la side. Side, allora, tre corvi, non i bestial, perché volevamo essere un po' più versatili contro Cesare, Urreli. Contro Ancenide con Sushiyama è molto più forte che farlo su Yama e Bischia. Corvi secondo me vanno giocati a fortissimo. Fortissimo Corvo. Poi appunto dato che non la giocano di main di side performance. Certo. Per aumentare le entrap. Anche perché non stiamo giocando Nibble, quindi abbiamo dovuto aumentarle così. Poi tre enemy, fortissimo. A mirror match. Non di main perché giocavano di main Eclipse, ma no, indipendentemente hanno un secondo contro ad esempio Ancenide, Tiara, Mirror, Rest Race. Cioè, veramente sì, fuori di testa, fortissimo. Poi per andare primo abbiamo giocato. No, in realtà prima facciamo questo. Spolverino Storm. Oh. Le carte da lavoratore. Le carte da lavoratore. E niente, poi per andare primo abbiamo giocato 3 talent. La carta di Hell of Bear. Anziché Judgment. Abbiamo giocato talent e non Judgment perché Judgment. Se ti bloccano, Judgment è tipo suicidarsi. Sì, perché sì. Paghi 4000 e fondamentalmente perdi. Mentre se ti bloccano con un HT, se hai un'altra giocata, puoi guardargli la mano direttamente e togliergli Storm che avresti negato con Judgment. Se no, con Talent vai a pescare due, comunque un po' più versatile. Insomma, vabbè, anche sono tre carte bannate in una. Cioè. Esatto. Cosa dobbiamo dire su Talent? Niente. Fortissimo. Niente. Qualche ringraziamento? Ringraziamento a Taruto per la lista, a Moselli per la lista, tutto il team e il coaching. Team, sì. No, però devo ringraziare pure i ragazzi di Milano. Ringraziamo i ragazzi di Milano. Simone è andato. E niente, dai. Dai, ci vediamo. Tutto il team. Flavio Palumbo. Che non c'è mai, non viene mai al nord. Invece Gianluca viene sempre. Vabbè, dai, Ciancio pure perché ogni mattina mi chiama per parlare la lista di resto. Ah, non quella di Castiera sto giro. No, ogni mattina alle 9 mi arriva la chiamata di Giangio. E niente, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima vittoria. Esatto. Alla prossima vittoria. Come dice Diego. Ah, Diego. Ciao a tutti. Ciao.